I risultati del test. È uno scherzo! Forse posso cambiarlo. Non ha funzionato e adesso come faccio? Un 4. Forse posso raschiarlo via. È ridicolo. Pensa... Ah, ci sono! Mi servono questa pistola a caldo e un bastoncino di colla, sì. Metterò un po' di colla all'estremità e lo premerò sull'inchiostro. Spingerò per qualche secondo ed è venuto via. Sono un genio? Beh, forse no. E adesso mi darò un voto alto. Mi merito un bell'8, guarda un po'. Ti credi di essere così intelligente e ti metti sempre in mostra. La prossima volta dimmi le risposte. Aspetta, lo sapevi che c'era un test? Chi è quel tipo inquietante? Ho quello che ti serve. Matematica, inglese, risposta multipla. Mi hai convinta! Prima i soldi. Ovviamente. Fammi vedere cosa. Penso che queste saranno sufficienti. Ecco qui, alla moda, ci sono tutte le risposte. È fantastico, grazie! Un altro cliente soddisfatto. Ciao, puoi aiutarmi? Con il tuo stile non faccio mica miracoli. Come sono emozionata! Questa è la gomma più intelligente che esiste. Molto meglio che studiare! Devo comprare anch'io le risposte, devono esserci delle caramelle. Con questa non otterrò molto. Mi scusi, che cosa posso ottenere con questa? Ah, mi fai morire! Vattene via! Andrò via come un ninja! Perché non cammina? Perfetto, e adesso come farò? Aspetta, ho avuto un'idea! Vale la pena provare. Metterò la custodia sullo schermo, così posso scorrere tutte le risposte. Sono pronta. Non potrete imbrogliare, non nella mia aula. Devo nasconderlo. Vediamo cosa dice lo scanner rivela imbroglioni. Non va bene. Lo sapevo, stai imbrogliando. Con una gomma. Sono disgustata. Dovrei farlo a ogni test. Che cosa abbiamo qui? Nessuno può battere il mio scanner. Stai usando un cappello per nascondere le risposte? Oh, fregata. Finora tutto ok. Oh, l'insegnante sta arrivando. So che troverò qualcosa. Per favore, non suonare. Oh? Deve essersi rotto. Vedi, non sto barando. Che brava ragazza. Mi arrendo. Che bel sonno! Che ore sono? Oh no! Sono in ritardo per la scuola! Devo sbrigarmi! Prenderò dei vestiti. Ah, forse ne ho troppi! La mia testa! Almeno ho risparmiato un po' di tempo. Buongiorno, mamma! Ecco la tua colazione! Come ti sei conciata? Scusa, mamma, devo andare. Che ragazza strana. Oh no, non di nuovo. Non posso farlo tutti i giorni. Buongiorno, devo andare, mamma. Ma cosa si è messa? Quella ragazza deve vestirsi meglio. Questa stanza è un disastro. Ci sono vestiti ovunque. Devo fare tutto io? Ho avuto una grande idea. Tirerò fuori questi vestiti e metterò questo organizer. Le cose sono già più ordinate. Un outfit per tutti i giorni. Ecco, la mamma sa sempre che fare. Sveglia, devi andare a scuola. Che cosa? Stavo facendo un bel sogno. È ora di vestirsi? Ta-da! Forza! Ok, sono sveglia. Guarda, è tutto pulito e ordinato. Mamma, wow, vedo tutti i vestiti! E sono già tutti abbinati. Che bella idea! Questo mi sta benissimo. Oh no, e ora? Sei così sciocca. Ti auguro una buona giornata. Grazie, mamma, sei la migliore. Il mio unicorno personale è così carino. Ma hai bisogno di un po' di colore. I miei pennarelli sono qui da qualche parte, vero? Oh no, c'è qualcosa che non va, c'è inchiostro ovunque. Non posso disegnare con questi. Mamma! Che c'è che non va, tesoro? Guarda i miei pennarelli. Oh tesoro, va tutto bene. La mamma sa cosa fare.
Intanto puliamo questo casino. Non possiamo avere le mani sporche. Puliamo anche lo zaino. Non funziona. Aspetta, prenderemo un altro zaino. Fammi prendere il telefono. Wow, gli zaini sono così costosi. Andrà tutto bene. La mamma deve vedere quanti soldi ha. Oh. Sapevo che era troppo bello per essere vero. Odio vedere la mia bambina così triste. Aspetta, penso di sapere come sistemare tutto. Potrebbe funzionare. Per nascondere le macchie, devi soltanto prendere del feltro colorato. Taglia il feltro a forma di unicorno. Applica la colla su ogni parte e assicurati di coprire tutto il feltro. Quindi attacca i pezzi allo zaino. Fallo per ogni parte e crea un unicorno. Alla fine la macchia di inchiostro non si vedrà più. Non possiamo dimenticarci gli occhi e anche le sue belle folte ciglia. Adesso sì che è magico. Ciao tesoro, tutto ok? Sono riuscita a pulirmi le mani. Bene, la mamma ti ha fatto questo. Uno zaino unicorno! Lo adoro, grazie mamma! Di niente tesoro. È perfetto! So la risposta e... fatto! No? Oh, la mia matita si è rotta! Ecco cosa mi serve! Devo essere furba! Che stai facendo, è mio? Gelosa? Ah, quanto mi diverto! Situazione ambigua, ok. Comunque, dove ho messo il temperino? No, qualcosa qui sotto, solo un sacco di gomme. Come farò? Au, c'è qualcosa nella mia scarpa. Che cos'è? Il temperino! Sapevo di averlo messo in un posto sicuro. Quell'odore viene dalle mie scarpe, oh, puzzano da morire. Ma almeno il mio temperino. Aspetta, ho avuto un'idea. Mi serve un po' di gomma. Perfetto, credo che funzionerà. Metterò la gomma sul mio anello. E quindi ci attaccherò il temperino. Non lo perderò più. Nanè. Ah, che figo. Ed è comodo. Adesso posso finire i compiti. Luna! Non farlo. Ciao! Ok, vieni qui. Devo fare i compiti, ok? Ok, io mi metto a disegnare. Va bene. Wow, che bel disegno! È una casa, ho quasi fatto. Anch'io. Guarda, Luna! Che stai facendo? Oh no, e non sono stata io! È su tutti i miei libri! Scusa, però è bello! È tutto rovinato! Guarda! Come faccio adesso? Aspetta, questo inchiostro potrebbe tornarmi utile! Ora penso di poter coprire tutti questi disegni. Intanto posizionerò della carta sul quaderno. Quindi userò dei pennarelli per creare dei motivi sulla carta così. Per un effetto più vivace userò colori diversi. Mi piace, ma non ho ancora finito. Prenderò un sacchetto di plastica e ci verserò dentro l'inchiostro. Bisogna fare attenzione a non farlo fuoriuscire. Una volta fatto, sigillo il sacchetto e lo posiziono sul quaderno. Stendo l'inchiostro. Prendo del feltro e ritaglio un bordo per il quaderno. Devo solo attaccarlo al quaderno e divertirmi adesso. È un ottimo modo per passare il tempo quando ti annoi. Che bella idea! Non sto facendo niente, giuro! Ehi, è tutto ok? Aspetta, è per me! Certo! Ah, com'è divertente! Guarda, sto facendo delle belle forme! Grazie, Luna! Hai qualche consiglio per rendere la scuola più semplice? Faccelo sapere nei commenti. Ricordati di condividere il video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri video come questo.